La mia bella Napoli è il titolo del nuovo libro di Lorenzo Curreri. Professore, qual è la trama di questo romanzo? La trama di questo romanzo parte dalla decisione del maresciallo, dopo una lunga esperienza vissuta in Sicilia, di ritornare nella terra natia, nella sua bella Napoli. E attraverso questo personaggio abbiamo modo di conoscere quella che è stata la vita di oggi a Napoli e dintorni. Continua ad essere diciamo così, un sociologo investigatore, nel senso che lui pensa di ritornare nella sua bella Napoli per trovare finalmente un po' di giustizia, di pace, di tranquillità, mentre poi in effetti scopre che anche a Napoli le cose non vanno tanto bene, anzi, forse per qualche aspetto sono peggiori di quelle che aveva trovato in Sicilia. In copertina un bel dipinto raffigura una donna con delle maschere. Cosa vuole rappresentare? La copertina è stata realizzata da Mimmo Baranella. Si tratta di una donna che rappresenta un pochettino tante donne e le maschere rappresentano il fatto che le donne possono apparire in modo diverso di quelle che realmente sono. E poi ha molto a che vedere con Napoli, perché Napoli è il paese dove spesso, durante i carnevali specialmente, la gente si maschera, si trasforma e quindi va per le strade. Comunque, più che altro è stato perché mi sono, diciamo così, innamorato di questo dipinto di Mimmo Baranella. E mi è sembrato che sia adatto a dipingere la realtà di Napoli. Dopo tanti anni di scrivere libri di storia, teatro, tradizioni popolari, nell'ultimo periodo si è dedicato a una nuova forma di scrittura, il romanzo. Qual è la differenza nell'esprimersi? La differenza nell'esprimersi è molto significativa, nel senso che nel romanzo l'autore cerca sempre di interpretare quelle che sono i desideri e le volontà del lettore, cioè a dire cerca di essere quanto più vicino possibile al lettore immaginario. Non solo, ma con il romanzo, mentre con i libri di storia bisognava attenersi ai documenti e alle vicende realmente esistite, con il romanzo invece l'autore ha più libertà di spaziare con la fantasia e quindi di ricreare un ambiente che lui ricorda del passato, magari unendolo a quello che è il presente. Maresciallo Caruso è un personaggio che ci fa conoscere e ci fa conoscere tutta l'Italia, specialmente quei problemi e quelle situazioni che in Italia si sono un po' ingrangrenite, nel senso che, per esempio, la partenza era la Sicilia, con le questioni di mafia, le questioni di politica che proseguono a Napoli e nella Campania tutta. Queste situazioni però hanno un passaggio, mentre a dominare qua in Sicilia era il potentato politico che si serviva della mafia, già a Napoli c'è un passo avanti, c'è una fusione tra politici e camorristi. Poi successivamente si sposterà, nel terzo volume che per ora è in preparazione, si sposterà anche a Milano, in Lombardia. In Lombardia le situazioni sono completamente e un pochettino diverse, nel senso che la mafia è in grado attualmente di dominare sia le situazioni economiche, sia l'industria, sia tante altre cose, e i politici sono a servizio dei mafiosi.